Parlare di Cuba è sempre molto difficile, è molto difficile anche in Italia, soprattutto in Italia. Però noi oggi cercheremo di farlo partendo da esperienze molto concrete. Guccio, io intendi che in parte. Allora all'inizio Raul non ha fatto tante cose, tanti cambiamenti, dovuto soprattutto appunto al rapporto che aveva con suo fratello. Ora, visto che Fidel, come sappiamo, era pieno di idee legate alle idee socialiste che dovevano essere recuperate da parte dei giovani. Ricordando alcune di queste concessioni, sappiamo, come vi ho appena spiegato, che cercava di manipolare il mercato, eccetera. Quindi c'è stata una specie di rivoluzione nella rivoluzione stessa. Era molto incomodo per Raul. E quindi Raul si è trovato in una situazione molto scomoda. Proceder con cambios, non è stato inizialmente facile per lui fare dei cambiamenti che sarebbero dovute essere vere e proprie riforme, apertura del mercato, ad esempio. Mi piacciono le frasi lapidarie. Quindi inizierò dicendo che non c'è socialismo dove la società non ha potere di decidere. Raúl Castro va a poder hacer algunos cambios muy mínimos, tratando de garantizar y de mantener el poder en sus manos. Creo que en el momento en que él haga pequeños cambios, si el pueblo cubano demanda y exige democracia, libertad, elecciones libres, ese será el momento en que el país pueda avanzar hacia una democracia. No veo que haya apertura en Cuba, no veo que haya cambios esenciales en Cuba. Sono l'unico che è arrivato a Cuba per ragioni d'amore, perché infatti negli anni 70, dopo il golpe di Pinochet, sono andato via dal mio paese, ero membro della Gioventù Comunista, avevo sostenuto il processo verso il socialismo democratico di Salvador Allende. Hombre, bueno, de todas formas, generalizar es siempre peligroso. Yo no, por supuesto, dudo que toda mi generación piense de la misma manera, eso dejémoslo claro, pero a ver, por un lado, nosotros crecimos en medio del chantaje. Un chantaje que se expresaba desde la escuela. Todo el tiempo nos decían, ustedes no pueden criticar nada. En Cuba, tanto Cuba, entre el castrismo como los opositores a él. Sí, el castrismo, gli oppositori, anche coloro che sono in esilio, esiste una specie di fobia rispetto alla realtà. C'è, come si può dire, una realismofobia, sia nel castrismo che negli oppositori, c'è una specie di collegamento all'utopia, una dipendenza dell'utopia che gli impedisce di vedere la realtà.